Tutte le capitali europee hanno un gravissimo problema di abitazione. Quasi tutte le capitali europee hanno un grave problema in quanto all'abitazione degli studenti. Esiste un'associazione fra le università delle capitali europee che si chiama UNICA, di cui Roma 3 è membro sin dalla fondazione, che ha dedicato gran parte delle sue energie a questo problema. La asociación que se llama UNICA, una asociación de universidades europeas, entre las cuales está la Universidad Roma III, han dedicado una gran parte de su experiencia a este problema. Un otro aspecto importante de la internacionalización es constituido por la movimentación de docentes. Otro aspecto importante de la internacionalización de las universidades es la movilización o la movilidad de los docente. Intanto una università è una università internazionale, non solo se i suoi curricula sono comprensibili per un pubblico di altri paesi. Intanto che la università deve essere internazionale, entonces los curricula, los contenidos deben ser comprensibili per altri paesi. Ma se nelle sue aule annualmente si vedono costantemente docenti di altri paesi. In sus aulas si vedono costantemente professori di altri paesi. Questo genera un clima effettivamente internazionale. Questo è quello che genera un clima effettivamente internazionale. E questo è alla base di quello che costituisce, diciamo, lo scopo finale dell'internazionalizzazione. Questa è la base di quello che costituisce la finalità della internazionalizzazione. La capacità di rilasciare, almeno in un certo numero di casi, titoli congiunti. La capacità di otorgare almeno in un certo numero di casi titoli congiunti. Cioè titoli che valgono in ciascuno dei paesi. Il titolo che tiene validez in cada uno dei paesi. Titolo di esempio posso dire che il Politecnico di Milano e l'Università, per esempio, di Barcellona, in Spagna, rilasciano oggi dei titoli congiunti. Oggi il Politecnico di Milano e l'Università di Barcellona stanno otorgando titoli semejanti, o che tienen valore in loro paese. Uno studente può, pagando un piccolo prezzo, il prezzo di un allungamento di meno di un anno di corso, essere un ingegnere a tutti gli effetti in Italia e in Spagna. Claro, un studente può, pagando un poco más de lo que podría pagar, tener un titolo di ingegnere che è valido in Italia e in Spagna. Naturalmente, come è facile immaginare, questo richiede un grande lavoro di scambio, una grande analisi dei singoli programmi e lo stabilimento di una fiducia reciproca. La fiducia tra le istituzioni è un elemento fondamentale di una corretta internazionalizzazione. Questo richiede, è facile immaginare che questo richiede un gran lavoro e anche molta confianza tra le università. Io non vorrei dilungarmi troppo, penso che sia più utile eventualmente poi uno scambio attraverso domande e risposte. E vorrei semplicemente toccare un altro punto: il lavoro che ha fatto la conferenza dei rettori delle università italiane, e qui siamo in una sede analoga, per portare a sistema l'internazionalizzazione. Questa conferenza è quello che ha sostenuto il sistema di domande e risposte. Pero quisiera hablar también de la importancia del trabajo que ha efectuado la Asamblea Nacional de Rectores Italianos en la uniformización de los sistemas universitarios. El primer paso, quello al cual he participado anch'io, es stato quello di fare una mappa delle strutture di tutte le università per capire due elementi fondamentali. Participé en hacer una mapa de las estructuras de todas las universidades para
per comprendere qual era il modo in cui nelle singole università si strutturano le relazioni internazionali. Per comprendere qual è cada una de las formas en que se estructuran la internacionalización en cada università. Io ho qui un file Excel, ma mi sembra troppo lungo mostrarlo. È venuta fuori una varietà inusitata, una grande varietà, intanto perché ci sono università piccole e università grandi, perché le università del nord sono diverse dalle università del sud, perché in alcuni casi il processo è tutto centralizzato nelle mani del rettore, in altri casi è diffuso, insomma una vastissima varietà di prassi. Hay mucha variedad de universidades, porque hay universidades grandes, pequeñas, también el proceso es distinto, incluso la forma en que lo maneja cada rector. En Italia ci sono 78 università, non voglio dire che hanno 78, che avevano 78 sistemi diversi, ma siamo molto vicini. En Italia hay 78 universidades, y no quiero decir que todas tienen un sistema distinto, pero puede ser. Questa analisi ha avuto l'effetto di far prendere coscienza alle università dei problemi reali. Questa analisi tuvo l'effetto di far tomar conciencia a cada università dei problemi reali. E ha fatto prendere coscienza della necessità di processi di valutazione, sia autovalutazione, sia una valutazione indipendente. Mi ha detto tomar conciencia también de la necesidad de un proceso de evaluación, sea una autoevaluación o sea una evaluación consciente. Le università più volenterose si sono sottoposte ad una valutazione da parte della conferenza dei rettori europei. Las universidades algunas que han querido se sometieron a una evaluación de la Conferencia Europea de Rectores. Valutación que avveniva attraverso un'analisi molto accurata e molto dettagliata delle singole strutture. Evaluación que se hacía a través de un análisis muy detallado y muy particularizado de cada estructura. Esta organización que prima se llamaba CRE, CRE, y hoy se llama EUA, esiste ancora ed è una struttura che consiglia le università. Questa struttura che prima si chiamava CRE e ora si chiama EUA aconseja una struttura. La conferenza dei rettori delle università italiane, a seguito di questa analisi, ha redatto una specie di decalogo dell'internazionalizzazione. La CRUI, o Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, dopo questa analisi, ha redatto un decalogo. E questo decalogo, o questo insieme di regole, non ha ovviamente alcuna valenza di costruzione, ma è servita per riorganizzare gli uffici di relazioni internazionali. Questo conjunto di regole ha servito soprattutto per riorganizzare l'Officina di Relazioni Internazionali.